Moto Estate 2024, siamo pronti per gara 1 della Race Attack 1000, che insieme alla 600 è la categoria entry level per approcciarsi al mondo delle corse, dalle spese di gestione abbordabili e tanto altro. Siamo pronti per gara 1. È tutto pronto, ora diamo la parola ai piloti. Semaforo rosso che si spegne, adesso buona la partenza di Galdoni, mentre intanto c'è un pilota dietro che esce dalla pista, ma come diceva me buona la partenza di Galdoni, non bellissima quella di Proietti, che viene subito attaccato anche in curva 1 da Cristini, perde due posizioni il Polmene, che aveva registrato un 1:10.192 in pole. Intanto qua on board con Gelsomino Papa, partito dalla 16ª posizione, mentre intanto l'attacco di Proietti su, anzi no, non l'attacco di Proietti su Vitellaro, ma il Vitellaro che si prova a fare sotto sulle Polmene, non partito benissimo. Intanto ci prova subito Cristini a venire fuori dalla scia di Galdoni, lo attacca subito la prima S e va dentro, l'attacco di Cristini compiuto, e si mette adesso dopo la partenza, c'è un dritto all'entrata della prima S, vediamo se ricompare quel pilota, dovrebbe essere Rapaglia, lungo di Rapaglia che rientra adesso nelle retrovie. Ricordiamo, Rapaglia è partito in 12ª posizione, il numero 4, mentre intanto qua subito i primi 4 piloti qua davanti, con Cristini davanti a tutti, Galdoni che ha avuto un buonissimo spunto ed è riuscito a sopravanzare a tutti alla prima curva, ma all'entrata della prima S è stato sorpassato da un buonissimo Cristini, mentre Proietti più attardato adesso in terza posizione viene tallonato da Vitellaro. Così si conclude il primo giro con anche un buon Facciolini in quinta posizione. Intanto c'è l'attacco di Proietti che si fa sotto, non era così tanto attardato, probabilmente l'attacco di Proietti arriva e riesce a portarsi in seconda posizione, a sopravanzare Galdoni. Siamo in un board intanto con Zecchinati, partito in 8ª posizione, il suo tempo delle qualifiche un 1:12.4, mentre intanto qua dietro con Galdoni che rischia ancora un po', sbanda un po', va un pochino largo alla parabolica e Vitellaro non riesce comunque a compiere un attacco per cercare di sopravanzare in terza posizione, ma comunque un inizio subito così straripante della Race Attack 1000, una gara 1 di questa prima stagione, prima volta dei Moto Estate 2024, così subito così energizzante. E siamo on board con il Vitellaro che deve cercare di recuperare un po' di terreno, sembra averne, sembra comunque stare lì, ha le possibilità per starci, mentre sempre intanto Cristini è lì davanti a tutti, che dopo essere passato in prima posizione da lì non si è più schiodato. E intanto parliamo anche un po' di questa Race Attack, una categoria diciamo che insieme alla 1000, alla categoria 1000, alla Race Attack 600 che abbiamo comunque già visto sul canale 60, ma che potete comunque trovare online anche su YouTube, è una categoria appunto per approcciarsi al mondo delle corse, una categoria diciamo entry level dalle spese di gestione abbordabili, che consente anche di non perdere giornate di lavoro, perché appunto si svolge unicamente nelle giornate di sabato e domenica. Il regolamento tecnico è open sia per le classi 600 che per la 1000. Intanto qua Vitellaro su Galdoni si fa, mette un po' di pressing, dicevamo, quindi sia per la classe 600 che per la 1000 con monogomma Pirelli, le Pirelli V2. E torniamo qua in gara, quindi sempre adesso un po' più tranquilla rispetto all'inizio che ci stava, ma sembra che Proietti adesso sembra farsi sotto. Andiamo a vedere un po' i tempi. Cristina ha girato in 1:11.3 in quest'ultimo passaggio, stiamo per comunque sopravanzare verso un altro passaggio sul traguardo. Proietti 1:10.9, ha girato più forte di Cristini, infatti si è fatto molto sotto. Può essere un altro giro molto interessante questo per Gabriele Proietti, che si fa sotto, ma si fanno sotto, anzi Vitellaro e Facciolini su Galdoni, che ha perso un po' di terreno rispetto ai primi due, volano adesso sul traguardo così. E adesso vediamo Vitellaro in on board che ha provato l'attacco su Galdoni, ma gli restituisce in faccia una grandissima staccata. Che staccata ha fatto Galdoni, gli ha chiuso la porta in faccia, ma sembra essere questione di secondi, magari di ore, per Vitellaro di riuscire a compiere l'attacco e portarsi in terza posizione. Eravamo on board con Zecchinati, sempre fisso in 7ª posizione, mentre intanto qua rischiano un po', infatti va un po' largo Galdoni e si mette dettro Vitellaro, è passato, passa Vitellaro sul rettilineo che sfrutta i cavalli
della sua BMW e si mette dentro e passa, riesce a compiere l'attacco. Questa volta sì, ce l'ha fatta, approfitta anche di una piccola spavatura di Galdoni che esce anche un po' male dalla prima S e viene tallonato subito da Facciolini, lì pronto subito per cercare anche lui di provare un attacco e per magari non perdere così tanto tempo, perché sembra essere un po' più da imbuto, sembra essere un po' più da tappo in questo momento Galdoni, che Facciolini probabilmente non vorrà rimanere lì dietro così tanto per non perdere il treno magari anche di una probabile vittoria. Difatti è passato Proietti, che era uscito bene dall'esterno, non l'abbiamo visto benissimo il sorpasso, ma se l'ha compiuto all'esterno dovrebbe essere stato veramente incredibile. L'abbiamo visto solamente in uscita passare così all'esterno di Cristini, e quindi Proietti si porta in prima posizione, 1:10.607 il tempo di Vitellaro, che sta girando fortissimo, 1:10.9 invece per Proietti, che adesso è il leader della corsa, mentre Cristini viene adesso alle sirene da parte di Vitellaro, che è lì in terza posizione pronto per attaccarlo. Intanto qua protegge la staccata Proietti, vanno un po' larghi un po' tutti, bel quintetto perché Galdoni è riuscito un po' anche a rifarsi sotto, ma esce un po' anche questa volta è uscito un po' male dalla parabolica, e Facciolini ancora lì dietro. Siamo in onboard sempre con Zecchinati, che ha girato l'ultimo giro in 1:13.7, ma ha girato molto più lento, 1:12.6 il passaggio precedente, quindi probabilmente avrà fatto un piccolo errore. Mentre intanto Vitellaro prova ad avvicinarsi per la seconda posizione, Facciolini in questo momento che non riesce a trovare il varco per attaccare un Galdoni che comunque stacca molto forte, va un pelo largo qui alla X, entriamo alla ferro di cavallo, stacca molto forte Vitellaro, infatti questa volta va largo e Facciolini ne approfitta, vede lo spazio e si mette dentro. Passa in quarta posizione Facciolini, ma Vitellaro un po' che cerca di non mollare, mentre quello che invece sembra che stia perdendo un po' adesso è Proietti, perché Vitellaro è subito lì pronto, e vediamo se adesso con la scia anche Facciolini, vediamo se si aprono a ventaglio. Stacca forte Proietti, stacca molto forte, stacca forte anche Facciolini. Vitellaro che prova a rendersi comunque visibile, vediamo alla parabolica se ci sarà un'opportunità, ma tutto questo in cui Proietti sembra essere un po' più in difficoltà, attenzione, sì, fanno un po' vedere. Tutto questo, dicevamo appunto, si va a vantaggio di Cristini, che sta completamente volando via. Sta volando via, attenzione, intanto qua dietro nelle retrovie, attenzione, e probabilmente un piccolo errore di Vitellaro che è andato un pelo largo e ne ha approfittato Facciolini, che è entrato e si è messo in terza posizione. Era andato un pelo largo, ha visto lo spazio Facciolini, vediamo anche Galdoni ci prova, no, non è riuscito anche lui a portare a fondo l'attacco. E Vitellaro un po' tutto da ricostruire, perché sembrava essere pronto per attaccare il buone Proietti, non è riuscito in questo caso, e Facciolini ne ha approfittato e prova ad approfittarne, va dentro su Proietti, va largo, incrocia Proietti e si ripassa anche Vitellaro, ci prova, si mette dentro, restituisce il favore, attenzione, ci prova tutti e due, che rischio, mamma mia cosa stavamo vedendo, che rischio per Vitellaro che stava per compiere un sorpasso incredibile, va largo un po' ancora qui, va largo, ci prova Facciolini, non riesce, e Vitellaro si riprende la posizione con i denti, se la riprende dentro, è passato così, e Proietti adesso è, diciamo, è riuscito un po' ad evitare questa brutta situazione per lui. Siamo al penultimo giro, vediamo un po' i tempi, 1:10.0 per Facciolini, 1:10.7 per Cristini, migliore giro personale per lui, ci prova, va dentro come un cannone, si butta dentro Vitellaro, dovrebbe essere passato anche Facciolini, ci prova, non lo vediamo, ma Vitellaro ha compiuto l'attacco, l'ha compiuto, e ha preso anche un po' di metri, diciamo, l'ha compiuto, e Proietti adesso è in difficoltà Proietti, dicevamo, 1:10.7 per Vitellaro, 1:10.0 per Facciolini, 1:14.4 per Proietti, in difficoltà in questo momento, e siamo ancora on board con Zecchinati, che il giro precedente ha fatto 1:12.7, è tornato un po' sui giri che stava facendo anche da inizio gara, e adesso Proietti è tallonato da Galdoni che si mette dentro, da dove l'ha passato, da dove si è infilato alla X, è passato, non lo rivediamo ricomparire Galdoni, quindi l'ha passato, è passato Galdoni dall'onboard di Proietti, è largo Galdoni, ci prova Proietti, non riesce a incrociare, anzi riesce a incrociare bene, nel senso che comunque Galdoni ha la traiettoria a favore dopo, e quindi riesce a passare in quarta posizione, si snodano un po' adesso le posizioni, prima posizione per Cristini che gira in 1:10.7 di nuovo, 1:17 per Vitellaro, 1:10.0 per Facciolini, 1:14.4 ancora per Proietti. E che gara abbiamo visto finora, adesso i gruppi si sono snodati, è l'ultimo giro per Cristini che è praticamente passato su un altro canale, ma sappiamo che è qua, mentre Vitellaro tallonato, non proprio, fatica un po' Facciolini, ma sembra essere abbastanza vicino,
quarta posizione per Galdoni. Che gara, perdo il fiato ragazzi, ma che gara incredibile. E Proietti, purtroppo per lui il Pullman ha perso tantissimo terreno, qualche problemino magari, un qualche problemino magari di gomme. Ma siamo con Cristini, il leader della corsa, che sta andando a vincere gara 1 della Race Attack 1000, il primo appuntamento di questa categoria a Varano, che ci ha fatto emozionare così tanti in questa prima gara. E vediamo Facciolini che prova a farsi sotto, no? È abbastanza lontano per provare un attacco, un terzo posto comunque va bene. Comunque bella gara da parte di Facciolini, bella gara da parte di Vitellaro, bella gara di tutti. Che gara abbiamo visto, ultime curve per Matteo Cristini, che passa sul traguardo e vince gara 1 della Race Attack 1000 davanti a Vitellaro e Facciolini. Su, attenzione, c'era caduto, è Galdoni caduto incredibilmente. Galdoni era in quarta posizione all'ultimo giro, ne approfitta quindi Proietti, quinto. Incredibile, che finale di questa Race Attack 1000. Non sono di certo finite qui le carenate, le emozioni delle moto estate. Ora diamo spazio alla Sport Bike, una new entry nel panorama motociclistico italiano. Dalla pole, Edoardo Colombi, seguito da Sorrenti e Starnone. Siamo pronti. I primi 12 giri in assoluto della Sport Bike. Ora parole ai piloti. Semaforo rosso che si spegne in questo momento. Non una buonissima partenza da parte di Sorrenti. Ne approfitta subito Starnone in seconda posizione, subito lì pronto ad attaccare anche Colombi, che è alla prima variante, però gli chiude la porta in faccia. E qua intanto un bordo con Corradi, che è partito sesto, un po' viene sopravanzato un po' da tutti. Buccellari, Sarchi, anche De Stefani si erano lì. E quindi anche Corradi dovrà un po' rifare, dovrà un po' rifarsi. Non una buonissima partenza anche per lui. Stessa cosa per Sorrenti, che comunque è rimasto lì vicino. Comunque lo vediamo un po' là in fondo, in terza posizione. Colombi primo prova subito a fare un po' di gap, con Starnone pronto che subito a cercare di ricucire, dato Corradi attaccato da Solcar, che però va lungo, ha rischiato, si è mosso un po' la moto, intanto non è riuscito a fermarla bene. E infatti Solcar è finito lungo. Corradi quindi evita di perdere un'altra posizione, ma Colombi prova subito a fare già un piccolo gap, prova a crearlo su Starnone e Sorrenti, che non partito benissimo comunque, limitando un po' i danni. Si trova all'interza posizione, si è già formato un terzetto. Starnone si prova subito alla ferro di cavallo a provare a inserirsi, ma non riesce. Ma dicevamo appunto, Sorrenti non è così comunque attardato dopo una partenza non buonissima. E lì in terza posizione, più indietro lì invece troviamo Boccellari e Sarchi in quarta e quinta posizione. Passaggio sul traguardo in questo momento con Colombi, Starnone e Sorrenti, i primi tre, poi Boccellari e Sarchi a chiudere la top 5. Arriviamo alla parabolica, tanto un po' per parlare anche di questa Sport Bike. Per il momento, tanto attenzione all'attacco di Sorrenti, dovrebbe essere arrivato. Dovrebbe essere arrivato l'attacco di Sorrenti su Starnone. È arrivato l'attacco di Sorrenti, si è infilato alla parabolica e si mette in seconda posizione alla caccia adesso di Colombi. Vuole assolutamente andare a prendersi quella vittoria. E non ci stacchiamo un attimo, proprio perché stavo per introdurre questa nuova categoria nel panorama motociclistico italiano, la Sport Bike, che dopo l'esordio nel 2023 come Twist Cup si è trasformata ed è diventata Sport Bike, questo per essere in linea con gli altri campionati europei come ad esempio il British Superbike. Però si fa molto sotto Starnone, prova subito a vuole replicare su Sorrenti, che adesso cercherà anche lui a questo punto di provare a riprendere Colombi. Adesso vediamo un po' di passaggi sul traguardo con Colombi, lo vediamo il passaggio sul traguardo del pilota Aprilia, seguito da un altro pilota Aprilia che è Sorrenti. Starnone invece su una Yamaha, come si può anche vedere bene dai colori, 1.10.0 per Colombi, 1.10.2 per Sorrenti, 1.10.8 per Starnone, appunto, che ha fatto un po' più fatica a questo giro, subendo anche l'attacco del numero 21 Mattia Sorrenti. E diciamo che per questa Sport Bike il duello principale fra le varie marche è più un Aprilia contro Yamaha. Aprilia appunto in questo momento in testa nelle prime due posizioni con Colombi e Sorrenti, e Starnone terzo con la Yamaha, che però sta vedendo dietro di sé un Boccellari che sembra venire su abbastanza forte. E in quarta posizione si è staccato di Sarchi, 1.10.5 il tempo di
Boccellari, vediamo se sarà in grado di provare ad andare a battagliare per il podio. Fa un po' di buco anche il numero 21, sempre qua Mattia Sorrenti, su Starnone, è riuscito a farsi un po' più largo, è riuscito a prendersi un po' di gap e si volta là dietro Boccellari, che ha un bel distacco comunque, abbastanza non buonissimo comunque, perché comunque un piccolo errore di Boccellari potrebbe provocare un rientro di Sarti, ma comunque abbastanza... Attenzione intanto, attenzione perché sventola la bandiera con la croce di Sant'Andrea, quindi gocce di pioggia, e vediamo se potranno influire su questa prima gara della Sportbike. Gocce di pioggia sul tracciato di Varano de Melegari, l'autodromo Riccardo Paletti, lungo 2,3 km, siamo on board con De Stefanis intanto, che è tallonato da Callonacci, sono loro due in sesta e settima posizione dietro a Sarti, ma veramente sono veramente molto più staccati dal gruppettino di testa che c'è, anche se anche il gruppettino di testa comunque è a sua volta un po' più sgranato. All'inizio c'era il terzetto composto da Colombi, Starnone e Sorrenti, abbiamo detto appunto tallonato da Callonacci, che si prova a far vedere alla X, si è fatto vedere ma si è attaccato, ha compiuto veramente un grande attacco secondo me, ma dovrebbe essere stato anche abbastanza forzato, infatti non l'ha fatto, sarebbe stato anche piuttosto da pazzi entrare così forte. Magari adesso Callonacci lo vuole un po' studiare il pilota rivale con la stessa Yamaha, con la Yamaha ci prova a farsi vedere, no no, era anche abbastanza lontano anche loro due su Yamaha. E vediamo il passaggio sul traguardo di De Stefanis, che chiude in 1.12.5, ha chiuso l'ultimo giro in 1.12.5, lo rifà anche adesso, mentre invece Callonacci chiude in 1.12.6, girano praticamente sugli stessi ritmi i due piloti della Yamaha. Per quanto riguarda la Sportbike, sempre per parlare un po' di questa nuova categoria del panorama motociclistico, sventola comunque sempre la bandiera con la croce di Sant'Andrea. I mezzi a me ci sono molti, le nuovissime Kawasaki 404 cilindri, la Yamaha R7, l'Aprilia RS60, poi abbiamo anche le speciali Rossmoto su base SV e tanto altro. Però comunque sembra che per il momento adesso il duello sia tra Aprilia e Yamaha. Vediamo, vediamo Callonacci alla X, verso la X, stavolta lo può compiere, si mette dentro un board con De Stefanis, dovrebbe comparire, si era praticamente fatto in carena contro carena, si è messo dentro Callonacci e si porta così in sesta posizione, si mette dentro il numero 2 e adesso vediamo se ha la capacità per scappare. Vogliamo vedere anche il tempo, perché potrebbe essere molto buono, prova anche ad allungare, prova a formare un po' di gap sul numero 11, vediamo il passaggio di Mattia Callonacci sul traguardo, lo vediamo, stanno per passare adesso, vediamo i tempi sul traguardo, 1.11.9 per il numero 2, grande giro, infatti è andato nettamente più forte, ma vediamo se De Stefanis, che ha girato in 1.12.4, sarà in grado. È dato qua un po' largo, un pelo largo Starnone, Boccellari non è riuscito ad approfittarne perché era un po' lontanino, ma comunque è lì insieme a Sarchi, un po' più staccato, che comunque vediamo se ne potrà approfittare per un ipotetico attacco, un'ipotetica bagarre fra il numero 1 e il numero 75. De Stefanis intanto si è rimesso davanti, De Stefanis a Callonacci, è riuscito a ripassarlo e adesso vediamo se potrà imporre il suo ritmo, non è riuscito ad andare via, non l'ha fatto scappare, e vediamo, si ripresentano verso la X dove prima Callonacci aveva attaccato molto bene, carena contro carena, si erano fatti lì molto vicini entrambi, ma comunque abbiamo avuto la meglio il numero 2, ne ha approfittato invece il numero 11, che sta spingendo, va anche un po' larghino, sta spingendo per provare a andarsene via, speriamo che comunque non vada comunque ad intaccare la gara questo, perché comunque abbiamo anche le gocce di pioggia che per il momento non sembra che stiano influendo, i tempi più o meno sono sempre uguali per tutti i piloti che stanno girando sui loro passi, e vediamo i tempi adesso sul traguardo, come va sul corso, sta spingendo fortissimo, e il passaggio sul traguardo di De Stefanis è un 1.11.9, ha replicato, ha girato 70 millesimi più lento rispetto al giro precedente di Callonacci, che era in 1.11.908, 1.11.970 per De Stefanis, che comunque ha ripassato Callonacci ed è riuscito anche a fare un buonissimo giro, quindi vuol dire che entrambi sono lì pronti per un'altra bagarre, non è riuscito a scappare quindi Callonacci, che sembrava magari averne un po' di più, però sono sempre lì insieme, lotta quindi per la quinta sesta posizione così tra le due Yamaha. Sempre on board con il pilota Yamaha, ci stacca adesso la regia, ricordiamo De Stefanis partiti in ottava posizione, Callonacci subito dietro in nona posizione, quindi
sono sempre lì insieme. In qualifica erano staccati prevalentemente di un decimo, quindi i loro passi, i loro giri erano comunque molto simili. Ci stanno, tutto questo si sta riconfermando in gara. E tanto per riparlare un po' della sport bike, questa nuova categoria, vediamo che il regolamento tecnico comunque è restrittivo e anche abbastanza blindato, in modo da consentire a team e piloti di prepararsi in vista dell'introduzione del mondiale 2025, che sembra essere comunque questione di giorni, di settimane. Sarà prevista una classifica stock per RS660, Yamaha R7, Kawasaki 400 in configurazione trofeo, e la classe, parlando appunto di gomme, correrà in regime di monomarca Pirelli. Sempre insieme a questi due piloti della Yamaha, come abbiamo detto, questa sport bike monopolizzata su questa griglia del moto estate da Aprilia, dalla casa di Noale, dalla casa di Iwata, la Yamaha. Abbiamo anche una Rossmoto, che in questo momento è quella di Ezio Rosbock, in ultima posizione. E sempre qua il buon De Stefanis. Come girano? 1:11:05 per De Stefanis. Giro best personale, il miglior giro personale per il numero 11 sulla Yamaha. 1:11:07 comunque per Calonacci, che ha fatto una serie di giri sotto il muro dell'1:12, quindi anche lui comunque stanno girando uguali. E De Stefanis per il momento sembra essere quello che comunque sta avendo la meglio, perché dopo l'attacco si è subito rifatto sotto, ha risposto a Calonacci ed è riuscito a sopravanzare e mettersi in sesta posizione. Dietro più staccati abbiamo Solca, Corradi, che in questo momento è in nona posizione. Come sta girando Corradi? Partito sesto, abbiamo visto all'inizio una partenza un po' così così, tallonato un po' da tutti, c'erano Sorrenti, Boccellari, Sarchi e appunto anche De Stefani si viene ad attaccare il buon Corradi, che sta girando in 1:12:02, 1:12:01, 1:12:00, l'ultimo passaggio sul traguardo, il miglior suo giro personale, ha abbassato praticamente di un secondo, se vogliamo parlare dei primi giri che stava facendo, quindi ha ritrovato il suo passo dell'1:12, si fa molto vicino stavolta a Calonacci. Vediamo se la scia potrebbe essere favorevole al penultimo giro di questa gara della sport bike, ma non riesce a farsi sotto, e De Stefanis rimane quindi così sempre in sesta posizione, sempre lì a sventolare la bandiera con la croce di Sant'Andrea, ma che non sembra stare influendo, non sta influendo per niente, quindi gocce praticamente irrisorie, magari solamente anche in questa zona della parabolica vediamo gocce di pioggia, perché i tempi sono praticamente uguali per tutti, non si sono alzati, i primi girano sempre sull'1:09, anzi i primi comunque ci sono sempre, Colombi davanti a tutti con un buon passo, 1:09:00, fa il suo giro personale migliore di Colombi, è 1:09:00 spaccato, 1:09:00, così. Mentre invece l'ultimo passaggio che ha fatto il leader della corsa, che ha iniziato in questo momento l'ultimo giro, è di un 1:09:01, grande orologio svizzero. A parte un giro, l'ottavo, in 1:10:01, un giro probabilmente avrà fatto anche un errore, oppure avrà rallentato, perché comunque il passo di Colombi è nettamente incredibile, ha girato sempre su 1:09:01, grande, grande passo. Inizia anche l'ultimo giro per i due piloti Yamaha, De Stefanis e Calonacci, vediamo se saranno in grado di darci anche una battaglia per quest'ultimo giro. Ma torniamo sul leader della corsa, ne stavamo parlando prima, Edoardo Colombi sulla sua Aprilia, che sta volando verso la prima vittoria della categoria sport bike, mentre là dietro, attenzione là dietro mi sembra di aver visto un Starnone tallonato da Boccellari per la seconda posizione. Siamo qua a un board con Poncini, doppiato, l'ha passata in questo momento, anzi gli è andato sotto praticamente il buon Colombi, partito dodicesimo, adesso è decimo. Poncini sta per arrivare, Colombi sul doppiato, eccoli qua, c'è il terzetto con anche Sarchi, vediamo Boccellari se ci può provare, si fa vedere Boccellari, va dentro su Starone molto vicino, si stacca la regia, va a vincere Colombi sulla sua Aprilia, arriva dietro anche il numero 4 doppiato Ferrara, eccolo qua Sorretti che sbuca, seconda posizione per lui, buona comunque la sua gara dopo una brutta partenza, e non compaiono, incredibile, Sarchi si sono stesi, Stannone e Boccellari, incredibile.